Tell me why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you better. Il 5 maggio a Scicli sarà presentato Macerie, un libro i cui ricavati andranno alle popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto del 2016. Tra i 13 autori che hanno partecipato a questa raccolta di racconti, una sciclitana, Anna Marino, che è qui con noi. Buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Sono un po' emozionata, chiaramente, di essere qui con voi. Allora, si tratta di una raccolta di 18 racconti a cui hanno partecipato 13 autori, esattamente, tra cui anche io. Sono autori un po' di tutta Italia, quindi abbiamo delle Puglie, ci sono anche proprio vicino le zone in cui sono state colpite dal terremoto, quindi vicino ad Amatrice, insomma da diverse anche regioni. Io sono l'unica siciliana, anzi sciclitana per l'esattezza. E il contatto come è arrivato per partecipare a questa raccolta? Allora, il contatto è arrivato grazie a un blogger che è stato poi l'ideatore di questa antologia, assieme ad altri 3 autori, ma avevano deciso già dall'inizio di fare questa raccolta per dare il ricavato in beneficenza. Mi ha contattato perché io scrivevo per una piattaforma di nome Mitail, scrivevo gratis, quindi mi ha contattato perché gli piacevano i miei scritti, mi trovo un modo di esprimere molto interessante, mi ha detto guarda, stiamo facendo questa cosa, se te la senti di scrivere per noi sarebbe una cosa molto gradita. E così, quasi un po' per gioco, perché effettivamente inizialmente non l'ho presa molto sul serio come cosa, poi però mi sono accorta riscontrandomi con altri autori che effettivamente era una cosa di un certo valore, anche molto profonda dal punto proprio di vista umano. Questi racconti hanno un tema che li lega? Sì, allora praticamente si parla di traumi emotivi, quindi traumi personali, come può essere la perdita di un lavoro, come può essere purtroppo anche un cancro, e anche il mio che parla di un incidente, appunto, e quindi di questa persona che a causa dell'incidente viene a mancare la vista, diventa cieco, e quindi questo mondo che cambia totalmente in poco tempo. Che un po' si connette, insomma, alla tematica di quello che vissi sì. Dopo un terremoto. Esattamente, perché poi giustamente questo trauma emotivo, infatti noi non volevamo definire proprio il terremoto nel senso vero e proprio del sisma, ma è proprio un sisma profondo a livello emotivo che poi ti porta a rivoluzionare tutto il tuo modo di essere, il tuo punto di vista anche nei confronti della vita. Quindi la distruzione e poi la rinascita. Esattamente, sì, sì. La speranza quindi che si deve mantenere sempre viva. Ora si stanno organizzando varie presentazioni in tutta Italia, ora sì. Il 5 maggio a Scicli. Esattamente, abbiamo il 5 maggio a Scicli, alle 18.30, Don Quixote, la libreria di Don Quixote, in cui ci sarò io assieme a un altro autore che è Vincenzo De Marco, noto come il poeta dell'Ilva di Taranto. E quindi speriamo di avere una buona vendita, di avere un buon flusso anche di amici che verranno in modo da poter aiutare quanto più possibile. Ecco, perché l'intero ricavato andrà alle popolazioni. Sì, l'intero ricavato andrà alle popolazioni terremotate, quindi al sindaco di Amatrice e alla protezione civile. L'intento è quello chiaramente di poter aiutare nel nostro piccolo, perché certo non possiamo pretendere somme enormi, però quantomeno nel nostro piccolo, in ciò che facciamo, cerchiamo di poter aiutare per quanto più possibile. Il libro è già acquistabile online? Comunque. Sì, il libro è acquistabile su Amazon, sul sito della casa editrice che è l'Esplanaers, oppure attualmente a Scicli si può trovare la libreria Don Quixote. Quindi chi volesse può già andare. Esattamente, chi volesse già può trovarlo acquistabile, si può scaricare sia in ebook che in cartaceo, ed è un bellissimo libro che io... Magari voi direte che sono di parte, però vi posso assicurare che l'ho letto, oltre al mio racconto, quindi ho letto con piacere anche gli altri autori e devo dire che veramente sono racconti notevoli, di grande profondità, di grande impatto e veramente suscita una grande gamma di emozioni, anche certe volte un po' la rabbia irruenta che può anche suscitare. Però è bello anche per questo, proprio per la particolarità è questa di questa antologia, la gamma di emozioni che poi ti suscita. La passione per la scrittura com'è nata?
passione della scrittura esiste da quando ero alle elementari. Io praticamente scrivevo quaderni e quaderni di racconti miei. Io sono andata sempre sul fantasy, quindi le mie storie. Inizialmente, infatti, nel mio esordio 2 anni fa, con i racconti, i magici racconti dell'arcobaleno, che poi erano delle fiabe per bambini. Però poi su internet ho cominciato a conoscere altri autori che mi hanno spronata e spinta ad aumentare di livello, a fare qualcosa di più profondo, di più importante, e mi sono messa in gioco. E mi sono accorta che effettivamente, oltre appunto alle fiabe per bambini, poter scrivere racconti di un certo valore, di un certo impatto emotivo, era una fonte di notevole curiosità, di interesse per me, e quindi mi ha anche aiutato a crescere, a competere con altri scrittori molto più bravi di me sicuramente, però mi ha anche aiutato a crescere. Quindi sono partita dalle elementari, sono arrivata in questo cammino lento, un po' come le lumache, fino ai giorni nostri, dove finalmente ho potuto pubblicare qualcosa di veramente importante. La prima pubblicazione è stata una soddisfazione enorme, immensa. È come quando tu metti a mondo un figlio, perché comunque ti ritrovi tra le mani qualcosa, tu, per te è uno scrigno, tu lo apri, l'hai creato tu, i personaggi nascono dalla fantasia, vivono attraverso gli occhi di altre persone che leggendo possono entrare in quel mondo che tu hai creato, e questa è la particolarità, la peculiarità di poter scrivere, perché poi si sa, lo scrittore, soprattutto in Italia, purtroppo nel nostro contesto non c'è un notevole guadagno. Più che altro è proprio una passione che devi portare avanti per te stesso, per crescere, per dare alle persone, poter permettere di leggere quello che tu vivi dentro di te. Il racconto per Macerie è stato scritto appositamente per questo volume o era già nato prima? No, allora il racconto di Macerie è stata veramente una grande prova per me, perché mi è stato chiesto di scrivere finalmente, dopo tante fiabe, qualcosa di molto profondo che riguardava proprio un trauma interiore. Quindi inizialmente mi ha un po' spiazzata come cosa, però mi sono voluta comunque mettere in gioco e alla fine sono riuscita a creare qualcosa che secondo me è veramente particolare, perché ho avuto il piacere di avere molte recensioni positive, il libro è andato a gonfie vele e finalmente mi sono messa un pochettino in gioco in questa nuova avventura. Quindi ora si continuerà? Sì, senza ombra di dubbio, abbiamo nuovi progetti, grandi interessi per altri nuovi libri, vedremo. Sempre racconto breve? O racconto? No, questa volta è un libro mio personale, voglio veramente dare il più possibile, voglio creare un libro di punto in bianco. Non soltanto brevi racconti in cui inizi e finisci, ma un qualcosa che puoi portare avanti con te, che veramente puoi entrare in un mondo fantastico che ti porta via magari ore e ore di lettura. Speriamo di riuscirci, chiaramente. Il nostro in bocca al lupo. Grazie. Intanto allora rinnoviamo l'appuntamento, il 5 maggio a Scicli. Sì, il 5 maggio a Scicli alle 18:30, libreria Don Chisciotte. Vi prego di essere tutti presenti, di non mancare, perché è un grande evento. Grazie per essere stata grazie con voi. Noi. Vi lascio adesso alla pubblicità. Tell me why are we wasting time?